Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata alla vicenda relativa all'Istituto Comprensivo San Francesco di Gela, il plesso di Piazza Salandra per adesso rimane dov'è. Sentiamo il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo. Preside, siamo alle porte del nuovo anno scolastico, il 14 settembre sarà il primo giorno di scuola, suonerà la prima campanella di quest'anno. Come sarà l'organizzazione di tutte le sezioni e di ogni ordine della San Francesco? Allora, il 14 settembre noi daremo l'avvio delle lezioni normalmente, sia alla Giudici che alla San Francesco nel plesso di Sant'Agostino. Voglio rasserenare i genitori perché la scuola Pirandello è pronta, sì, però non è pronta come dovrebbe esserlo e come sarebbe giusto che fosse, visto che ci vanno bambini dai 3 ai 13 anni. E io finora non ho avuto da parte dell'amministrazione nessuna convocazione, nessuna comunicazione, tranne quella del RUP, che a fronte di quello che sosteneva l'assessore Sarinitro, che il 31 agosto avremmo dovuto lasciare il plesso di Sant'Agostino, e il RUP invece mi ha informato 3 giorni fa che non ci sono i collaudi, non ci sono i tempi per i collaudi, sia per l'impianto antincendio, sia per l'impianto elettrico. Fra l'altro dietro mi era stata assicurata la pavimentazione di un'area da adibire a palestra e per di più l'altra ala non hanno neanche iniziato i lavori. Bisogna fare subito chiarezza, non c'è nessuno sfratto, la scuola comincerà regolarmente, le classi saranno regolarmente ordinate appunto come lo scorso anno, quindi si proseguirà in serenità fino a nuove indicazioni. Benissimo, fino a quando la scuola, io sarò in possesso di tutte le certificazioni che il comune deve fornirmi per la sicurezza dei bambini. I bambini proseguiranno come gli altri anni le lezioni regolarmente alla San Francesco, non abbiamo notizie di sfratto, per cui staremo lì fino a quando la Pirandello sarà in regola. Preside, invece in futuro con la previsione di un trasloco, di un trasferimento, come sarà articolata la nuova organizzazione? Beh, dovremmo, sulla carta mancano 3 ambienti, vedremo poi come sistemarli, se sacrificare i 3 laboratori, ma i ragazzi hanno bisogno di lavorare nei laboratori, o se trovare una soluzione alternativa anche riguardante, che so, le 3/3, cioè i ragazzi più grandi, in maniera che si possano spostare in attesa che poi ci possiamo entrare tutti. Il dirigente dell'Istituto Eschilo di Gela, Gioacchino Pellitteri, informa che il sorteggio per l'abbinamento alle classi quarta, ginnasio per il classico e prima liceo per le scienze umane si svolgerà il 7 settembre nell'aula magna del liceo classico con inizio alle 10:30 per gli alunni delle quarte ginnasiali e alle 11:30 per gli alunni delle prime del liceo delle scienze umane. Nei giorni immediatamente a ridosso della fine di agosto, la Questura di Caltanissetta ha disposto l'esecuzione di un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione, dell'abusivismo commerciale e altre correlate forme di illegalità. Il piano di interventi che ha interessato l'intero territorio gelese con specifico interesse sul lungomare Federico II e dei mercatini rionali si colloca nell'ambito della missione istituzionale dei vari corpi di polizia, nonché al contrasto di tutte le condotte illecite connesse alla contraffazione realizzata mediante una costante azione di controllo economico del territorio.
L'operazione ha registrato l'esecuzione di numerosi interventi nel corso dei quali sono stati sequestrati oltre un centinaio di articoli con il controllo di 100 persone, 22 dei quali extracomunitari. Un verbale da 5.000 euro è stato elevato per guida senza patente e ben 6 contestazioni sono state fatte per occupazione abusiva di suolo pubblico. L'attività ispettiva ha evidenziato un'incidenza maggiore di irregolarità per alcune tipologie di prodotti, nello specifico scarpe e borse, regolarmente sequestrate agli abusivi. I controlli proseguiranno ancora durante il mese di settembre. Cambiamo argomento, adesso parliamo del Palio dell'Alemanna a Gela, successo per la seconda edizione con una grande presenza di spettatori e figuranti in centro storico. C'eravamo anche noi, vediamo. Uno straordinario successo di pubblico e di partecipanti. Il centro storico di Gela lo scorso fine settimana ha fatto un salto indietro nei secoli con il Palio dell'Alemanna. Già lo scorso anno, in occasione della prima edizione, l'esperimento era perfettamente riuscito. Quest'anno è andato ancora meglio. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal gruppo archeologico Geloi, Cantiere Gela, Casa del Volontariato e da numerosi partners, tra cui Club Service, associazioni. L'amministrazione comunale, come nel 2016, ha sposato il progetto. Un centro storico, come dicevamo, trasformato in una corte medievale. Erano presenti giocolieri, arcieri, frassuoni di tamburi e trombe. L'obiettivo raggiunto era quello di valorizzare la conoscenza di una fase storica forse fin troppo bistrattata, quella medievale, la quale risulta essere invece ricca di eventi importanti che vedono Gela diretta protagonista. L'iniziativa è stata un importante attrattore turistico. Erano in tanti, infatti, coloro i quali sono giunti dalle città a noi vicine. Una manifestazione rievocativa con costumi d'epoca, ricostruzioni storiche. Giochi e scenografie hanno fatto da contorno in un'atmosfera suggestiva che ha visto protagonista il centro storico murato. Ed ancora dame e cavalieri che hanno sfilato con i loro abiti d'epoca lungo il corso Vittorio Emanuele. Figuranti oltre 300 e tantissimi gruppi storici provenienti da tutta la Sicilia. C'erano i tamburi di Buccheri, di Mazzalino e della corte federiciana dell'associazione La Rupe Officine Medievali di Enna, dei Taratà, dei cavalieri di Pluglia, dei Milites Trinacrie. C'erano anche il gruppo storico di Castelvetrano, i musici e i giocolieri del Castiglio di Terranova. E c'era tanta gente. Il centro storico è diventato un vero e proprio palcoscenico con il coinvolgimento del pubblico. Ancora una volta complimenti agli organizzatori. L'evento ha avuto il patrocinio dell'ENIT, Ente Nazionale Italiano per il Turismo. È stata una grande occasione per promuovere la manifestazione in tutta Italia e anche all'estero. E proseguono i festeggiamenti a Gela in onore della patrona Maria Santissima d'Alemanna. Oggi in Chiesa Madre alle 20:30 veglia di preghiera animata dalla Fraternità Apostolica della Divina Misericordia. Intanto, in occasione della festa della patrona prevista per venerdì 8 settembre, gli uffici dell'ASP Igiene Pubblica di Via Butera a Gela rimarranno chiusi. Le eventuali emergenze saranno garantite dall'unità operativa di Niscemi, cioè il numero di telefono 0933 95 10 84. E in piazza Umberto I, nell'ambito dei festeggiamenti in onore della patrona di Gela, raduno degli amanti delle auto d'epoca. Vediamo. È perfettamente riuscito, con una notevole partecipazione di amanti delle due ruote e di pubblico, il secondo trofeo dell'Alemanna di auto d'epoca. Appuntamento ieri in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla scuderia Pistoni Club Veicoli Storici, presieduta da Salvatore Psaila. Siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare. Ogni anno, già la seconda che facciamo, abbiamo il piacere di avere anche equipaggi da fuori e perciò cerchiamo di portare più gente possibile a Gela e noi ricambiamo andando pure. Veniamo da Giarre, quindi facciamo un po' di strada e parliamo già di 2 ore di strada, ma veniamo tutti gli anni con piacere perché sappiamo, già siamo vecchi amici con gli organizzatori, con il presidente, e siamo puntuali ai vari appuntamenti programmati per tutti gli anni. Perché? Per uno scopo ben preciso, per l'organizzazione, poi per l'accoglienza, poi per il contesto storico-culturale di Gela. E
le macchine che sono veramente belle, e quindi tutto quello che facciamo, i sacrifici tutte le volte, partire da Giarre, perché veniamo da Giarre, è una fatica, però non la sopportiamo volentieri, insomma, ci sono tutte le premesse perché possa riuscire un eccellente raduno. Quest'anno siamo venute appositamente perché siamo rimaste contente e penso che riuscirà questa giornata. Intanto domenica prossima a Gela alle 9:15, sempre in Piazza Umberto I, si terrà la 12ª edizione Regala un Sorriso, dove semini incontri la gioia, promossa dal Veteran Motor Club con la presenza dei volontari della sottosezione dell'Unitalsi. Nel corso della manifestazione sarà effettuato il giro panoramico della città con le varie auto storiche. Disagi idrici in vista a Gela a seguito della interruzione dell'acquedotto Blufi per dei lavori di manutenzione. Da domani in città ci sarà il fermo della distribuzione nelle zone di Marchitello, Caposoprano Alto e Basso e Scavone. La distribuzione riprenderà regolarmente giovedì 7 settembre con la zona Fondoiozzo. Settembre, tempo di scuola. Mancano infatti pochi giorni al suono della campanella che vedrà tornare tanti studenti sui banchi dopo le ferie estive. Intanto i genitori si apprestano ad acquistare il corredo scolastico per i loro figli. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, le famiglie spenderanno quest'anno lo 0,7% in più per comprare libri, astucci e così via. La spesa passerà dai 518 euro dello scorso anno ai 522 di quest'anno. Ad aumentare maggiormente sono i diari e gli zaini. Gravoso il costo dei libri di testo, 462 euro la spesa stimata per l'acquisto di libri e due dizionari. Una somma nel complessivo gravosa, soprattutto per le tante famiglie che vivono una situazione di disagio economico. Ecco perché le mamme dell'associazione Dona per un Sorriso anche quest'anno si stanno attivando nei locali adiacenti la chiesa di Santa Croce per la raccolta del materiale didattico per 80 bambini. Come ogni anno l'associazione Dona per un Sorriso cerca di raccogliere tutto il materiale possibile per aiutare le famiglie che sono in difficoltà proprio per quanto riguarda la scuola. Stiamo raccogliendo zaini, portacolori, penne, matite, tutto ciò che comunque concerne appunto la scuola, soprattutto la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, cioè la scuola elementare. Ci sono già anche delle persone che si stanno mobilitando a comprare dei libri nuovi per alcuni bambini della nostra associazione e anche a dei ragazzi di scuola superiore, perché come sappiamo la scuola non è soltanto dei ricchi, ma la scuola ormai è di tutti. Cerchiamo in tutte le maniere, in tutti i modi comunque di aiutare queste persone, perché comunque da quest'anno le spese per la scuola sono aumentate e quindi giustamente molte famiglie non riescono comunque a comprare tutto il materiale indispensabile appunto per andare a scuola. E noi siamo aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Chiunque di voi possa voglia donare quello che già si è detto per la scuola, per i bambini che sono in difficoltà, le famiglie che sono in difficoltà, anche quaderni per la scuola, diciamo prima, seconda, terza e quarta e quinta elementare, e i vestiti dai 2 anni ai 10 anni, maschietto, femminuccia, anche le scarpe naturalmente. Noi già da adesso vi ringraziamo per tutto quello che potete fare. Al via anche la raccolta dei viveri nei supermercati per cominciare la distribuzione alle famiglie nel mese di ottobre. Ringraziamo tutte le persone che si sono mobilitate per noi e tutte le persone che verranno e ci daranno aiuto per andare avanti. Un bando pubblico per corsi gratuiti di ginnastica dolce per anziani lo ha promosso il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Principessa Pignatelli Roviano di Gela. Il servizio è totalmente gratuito. I corsi, che inizieranno nel mese di ottobre e si concluderanno nel giugno del 2018, sono riservati ai soggetti socialmente più deboli, il cui reddito complessivo familiare non superi l'importo annuo di 8.298,29 euro per ogni componente, il nucleo. Per informazioni bisognerà rivolgersi al centro sportivo Opera Principessa Pignatelli Roviano in via Feace al numero 127. C'è anche un numero di telefono 0933 91 3538 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale. Adesso la linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.
Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sono stati riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento del servizio del trasporto pubblico riservato ai soggetti disabili residenti nel comune di Gela. Lo ha reso noto l'assessore ai servizi sociali Licia Abela. Gli aventi diritto possono inoltre inoltrare istanza per il rinnovo e rilascio della tessera di libera circolazione AST per l'anno 2018 entro e non oltre il prossimo 30 settembre. Rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni previste nell'avviso pubblicato il 16 giugno scorso. Adesso apriamo la pagina dello sport, parliamo di calcio. Il Gela debutta alla grande in campionato, ieri infatti secco 4-0 al Roccella. Il servizio. Poker al Roccella nella prima gara della stagione per il Gela, vittoria rotonda quella maturata contro i calabresi del tecnico Domenico Giampà, che escono dal Vincenzo Presti con il passivo di 4 gol sul groppone e la consapevolezza di aver avuto davanti un grande Gela. Primi 3 punti insomma per la squadra del neo presidente Angelo Mendola, che si gode un gruppo in palla ed una prestazione di rilievo dei suoi giocatori. Un successo senza storia quello ottenuto dalla formazione allenata dal tecnico Pippo Romano in panchina, nonostante le abbondanti fasciature alle mani causate dall'incidente stradale che l'ha visto coinvolto lunedì scorso e che i ragazzi gelesi hanno voluto dedicare alla piccola Ludovica e alla mamma Nuccia, tragicamente scomparsa in settimana a seguito di un incidente stradale. Allora infatti è stato dedicato il minuto di silenzio prima dell'inizio del match e il lancio in cielo di palloncini bianchi da parte del capitano Fabio Campanaro. La cronaca della gara ha visto partire in maniera vivace entrambe le formazioni dopo 2 giri d'orologio e dei padroni di casa, l'azione più pericolosa con Bruno che dalla distanza prova la botta ma senza fortuna. Al quinto Cosimo Cosenza, sicuramente il migliore tra le file del Gela, timbra la traversa ma l'azione viziata da una posizione di fuorigioco. Il Gela comunque in palla e come detto Cosenza illumina spesso il gioco dei gelesi. Il Roccella si vede dalle parti di Biondi al decimo con il tiro dalla distanza di Voltasio, facile preda dell'estremo difensore biancazzurro. Al quindicesimo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Cosenza riceve palla al limite dell'area di rigore e la mette dentro di destro. 1-0 e il Presti esplode di gioia per il gol del nuovo beniamino di casa. Il Roccella accusa il colpo ma prova comunque a far male ai gelesi. Al 28esimo ci prova Johnson di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma la sua conclusione non impensierisce Biondi. 2 minuti dopo arriva il raddoppio della squadra di casa. Dorato si fa trovare pronto sul perfetto cross di Alma e di testa fa 2-0. Gela a quel punto sul velluto che trova dopo altri 3 giri di orologio la rete del Tris con l'attaccante palermitano Tommaso Bonanno. Sua infatti la perfetta conclusione su calcio piazzato che fulmina l'estremo difensore calabrese. Si va al riposo sul 3-0 e con il Gela che domina. Nella ripresa la musica non cambia. Dopo 3 minuti ci prova Reica dalla distanza ma il suo tiro termina fuori. Al 7° arriva la doccia fredda per il Roccella con l'espulsione per doppia ammonizione di Chiocchia. Calabresi in inferiorità numerica e che sembrano ammainare bandiera bianca quando all'11° Alma semina il panico all'interno dell'area di rigore mettendo dentro la rete del 4-0. Roccella che perde anche Voltasio per infortunio al 22°. Dopo 6 minuti di recupero dovuti anche alle 10 sostituzioni come da nuovo regolamento arriva il triplice fischio del direttore di gara con il Gela e il nuovo corso sportivo della dirigenza Mendola che si godono gli applausi del Vincenzo Presti, adesso sotto con il derby con il Troina di domenica prossima. Mister, comincia bene il campionato del Gela, un 4-0 rotondissimo che la dice lunga sull'andamento della partita. No, era importantissimo partire col piede giusto, la prima di campionato, abbiamo fatto una bella vittoria anche se siamo mancati di continuità, però abbiamo fatto anche una buona prestazione, l'importante era vincere, l'abbiamo fatto anche abbastanza bene. Il gol di Cosenza ha sbloccato una partita che all'inizio era un po' bloccata e poi è andato a finire tutto di liscio come l'olio praticamente. Beh, ma si sa che in casa è normale che le squadre avversarie cercano di chiudersi e cercare di ripartire, è normale che poi quando sblocchi la gara ti viene tutto più semplice, anche se abbiamo avuto dopo l'1-0 10 minuti di blackout che non siamo stati
ancora aggressivi e ancora più determinati. Poi su 2-0 secondo me la squadra ancora ha fatto bene. In tribuna la gente gongolava, ma si chiedeva: è così forte il Gela o era il Roccella che era un po' giù di tono? No, ma no, io sono abbastanza tranquillo, non mi sono buttato giù o quantomeno non ci siamo nemmeno demoralizzati quando domenica scorsa abbiamo vinto con la Sangalletese ai rigori e non è stata una bella prestazione. Adesso che abbiamo vinto anche in maniera rotonda non è che mi esalto più di tanto, noi sappiamo che dobbiamo lavorare, abbiamo dei margini di miglioramento, la squadra deve crescere sotto il profilo del gioco e anche sotto il profilo della condizione. Stiamo lavorando e siamo fiduciosi nel proseguo di questo campionato. Se abbiamo preso 4-0 quindi non abbiamo fatto niente di buono. Colpa mia che ho preparato sicuramente male la partita, ho messo in difficoltà i miei giocatori e dobbiamo guardare alla prossima, però dobbiamo analizzare gli errori che abbiamo fatto oggi perché la squadra sì, a sprazzi ha anche giocato, però troppo fragile, non si possono prendere gol così. Il Gela su 5 tiri ha fatto 4 gol, però entravano troppo facilmente, quindi c'è da rivedere qualcosa. Un Gela che ha dimostrato di essere una delle squadre sicuramente più competitive del campionato, ti aspettava comunque di trovare una squadra così tonica già la prima giornata di campionato? Sì, sappiamo il Gela insieme al Messina, Cireale, Nocerina che è una delle più accreditate a vincere, però io preferivo incontrare il Gela alla prima partita perché più in là diventerà ancora un campo più difficile, ma abbiamo perso 4-0 e c'è poco da dire. Era importante oggi partire col piede giusto, credo che l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, soprattutto sfoderando una prestazione ottima nel primo tempo. Siamo riusciti a mettere la partita subito in discesa, mi fa piacere per il gol perché ha messo la partita diciamo nel binario giusto e questo è l'importante. L'importante è che si doveva partire bene e lo abbiamo fatto. Nona edizione del raduno delle organizzazioni di volontariato di protezione civile si terrà il prossimo 24 settembre a Gela. L'iniziativa è della pubblica assistenza Procivis coordinata da Luca Cattuti. Per informazioni c'è il numero di telefono 0933 938312 oppure 334 9873 588. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. A tutti voi un buon inizio settimana. Arrivederci. Thank you.